Sull'isola pedonale di Corso Mazzini, nel giorno di San Valentino, si è svolta la caccia all'amore. L'invitante e intrigante appuntamento è stato coordinato in tandem dagli assessorati comunali alla crescita economica urbana e alla comunicazione, guidati rispettivamente da Loredana Pastore e Rosaria Succurro, e dai commercianti cosentini, protagonisti dell'evento fin dalla fase progettuale, che hanno scelto per la festa degli innamorati diversi spettacoli per calamitare l'attenzione su quello che è anche un vero centro commerciale all'aperto, in un'atmosfera assolutamente ispirata, che ha accolto i passanti con le colonne sonore in filo diffusione dei film d'amore più celebri e con le vetrine allestite in tema per riproporre immagini e frasi d'amore tratte dai film. Il corso principale della città è stato ieri sera un inno all'amore, con angoli di musica romantica, e in piazza 11 Settembre il tango, la danza che meglio di ogni altra parla il linguaggio della passione. In piazza Kennedy i ritmi ammalianti delle danze popolari della tradizione calabrese e non solo, anch'esse racconto di amori e di ammiccamenti. Ma la serata ha visto anche un partecipato flash mob promosso dalla rete urbana antiviolenza, che vede insieme i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, e che faceva parte della campagna internazionale One Billion Rising Revolution, che si realizza a livello mondiale il 14 febbraio di ogni anno. A Cosenza è stata promossa dall'associazione Mamma che Mamme, dalla libreria Feltrinelli e dal centro antiviolenza Roberta Lanzino, con il sostegno dell'amministrazione comunale.